Grossa operazione della Polizia Stradale di Arezzo questa mattina alle porte di Arezzo Maxi, posto di blocco in zona Carbonaia, il tratto stradale che costeggia il raccordo Arezzo-Battifolle. Questi controlli proseguiranno per il resto della mattinata, sono controlli che vengono fatti ordinariamente nelle strade della Regione Toscana, più o meno una volta al mese per ogni provincia toscana. Andiamo a ricercare diciamo a 360 gradi, quindi infrazioni al codice della strada, vediamo la regolarità dei documenti, abbiamo anche la possibilità di utilizzare il cane per la ricerca di sostanze stupefacenti e quindi a seconda delle macchine, dei veicoli che fermiamo, se destano sospetto procediamo a fare anche dei controlli maggiormente approfonditi. Quindi questo reticolo quindi di pattuglia della Polizia Stradale sicuramente contribuisce ad aumentare una percezione di sicurezza per la cittadinanza e crea dei disagi che sicuramente sono ridotti al minimo. Ecco, anche la zona scelta è comunque strategica sia per quanto riguarda il disagio sia per quanto riguarda i veicoli da fermare. Sì, esatto, noi intercettiamo il flusso veicolare che dalla città di Arezzo conduce al cosello autostradale di Arezzo e quindi poco prima della località Carbonaia c'è una deviazione dove ci sono gli operatori dell'ANAS che in tutta sicurezza fanno deviare appunto il traffico e qui c'è grande spazio in cui operare questi controlli in tutta sicurezza.